Bentornati razziatori in questo nuovo video. Allora, dopo la prima C4, perché non portare la seconda? Qualcuno dirà, ma è tutta scassata. Allora, specifichiamo una cosa. Questa macchina negli ultimi anni è stata un po' tirata all'estremo dal proprietario che non gliene frega un cazzo. La tira finché va e ha 280.000 km. Vi basta? Ok. Allora, la C4 seconda serie è nata per sostituire la prima serie nel 2010. Rispetto alla prima C4... ha rivoluzionato qualcosa, ma non tantissimo. Però l'estetica l'ha fatta da padrone. Perché? La prima C4. O l'ami o l'odi. Non c'è una via di mezzo. Quindi in questo caso C4 seconda serie. Infatti è venduto molto di più perché sicuramente ha avuto più estimatori. La prima serie, diciamo, o piace da morire o non piace. Per esempio a me non piaceva esteticamente, nonostante avesse delle linee particolari. Questo hanno deciso di farlo un po' a stile di 308 più comoda, mettiamola così, e infatti su questo ci sono riusciti. Ha terminato la produzione nel 2018 per la sua figlia, chiamiamola così, che vi metterò qua in sovrimpressione. Ok, vediamo un po' le sue caratteristiche. Monta un sistema MacPherson, dietro monta una sale torcente. 195-65-15, 205-55-16, 225-45-17 e 225-40-18. Allora, da specificare, non si apre il cofano, quindi prendetela così, fate finta che vedete il motore. Allora, con che motore nasce la C4? A benzina c'era 1400 VTI 95 cavalli, che praticamente è stato il successivo dei motori TU, purtroppo. Poi 1600 VTI 120 cavalli, 1600 THP 150 cavalli, versione VTS, purtroppo no. Poi, diesel, ne hanno fatte tante a gasolio. A gasolio hanno fatto la versione 1600 HD 90 cavalli come questa qua in prova, 1600 HD 110 cavalli, poi dopo arrivano i blu HD con 100 e 120 cavalli. Ci sono i 2000. I 2000 c'erano da 140 e 150 cavalli. Diciamo che per esempio hanno potenziato il motore 2000 HD mettendo appunto i 150 cavalli rispetto alla precedente C4. In sé sono motori molto buoni. I benzina purtroppo avevano diversi problemi che poi vi spiegherò. Difetti? Di questa macchina è la vernice. Purtroppo la vernice era abbastanza delicata perché cominciavano a farlo un po' con più acqua, mettiamola così, infatti molto spesso perdeva il lucido. Questa stranamente, lasciando stare che sia tutta scassata, ha ancora il suo lucido, però le prime versioni non erano un granché sotto quel punto di vista. Secondo, le guarnizioni porta. I primi esemplari soffrivano di guarnizioni debolissime, per esempio diventavano veramente dure. Queste stranamente sono ancora belle cicciotte, belle morbide, però i primi esemplari soffrivano di quello. Comunque, a parte questo, non ha grandi rogne. Passiamo ai difetti motoristici. Ah vabbè, oltre chiaramente il difetto classico dei motori che vi dico, ci sono anche i fari che si opacizzano, ma questo è un classico ormai di tutte le macchine, però vabbè, con una buona pulita tornano a posto. Comunque, sui benzina, sapete, i motori VTI hanno problemi con le catene di distribuzione e tendicatena e anche che mangiano olio, soprattutto le versioni THP, quindi turbo benzina. Sicuramente i primi VTI erano peggiori, questi qua già del 2010 già andavano un pelo meglio. Ho visto anche esemplari con 200.000 km a gas di 1400. Invece sui diesel, a parte il filtro antiparticolato, non hanno grandi problemi. 1600 dicono problemi di lubrificazione, ma sinceramente sta macchina qua è stata maltrattata eppure ha 280.000 km. A parte l'errore del filtro antiparticolato, problemi non ne ha, quindi sinceramente problemi di lubrificazione io non ne ho visti. Quindi per me sono buonissimi motori, anzi sono veramente ottimi motori, davvero poco da dire, peccato per il benzina, però vabbè, fa niente. Adesso vediamo un po' il bagagliaio. Il bagagliaio della Citroen C4. Molto ampio, vi metterò qua in sovrimpressione la sua capacità di carico. Alla fine non ha neanche una soglia di carico troppo alta e lo spazio è buono, come vedete qua è abbastanza pieno eppure di roba ce ne sta ancora, quindi bagagliaio più che sufficiente. Seguitemi e vediamo gli interni. Allora, internamente, come è fatta la C4? Rispetto alla prima serie è molto più anonima, però comunque ha più soft plastic, mettiamola così, infatti questa non scricchiolerà né ora né mai. Vabbè, questa non ha gli interni in pelle, quindi non giudichiamo. Il bracciolo hanno fatto una cosa migliore, l'hanno reso più basso e soprattutto con più contenimento. Il bracciolo della prima C4, siccome aveva il lettore CD interno, non ci stava niente. L'hanno resa comunque più moderna, con più computerini e così, soprattutto
hanno fatto il cambiamento di togliere il quadrante qua, che a me sinceramente non piaceva. L'hanno resa forse meno stilistica, meno particolare, ma più comune per gli altri. Poi cambi 5 marce qua per le versioni 1.4 benzina, 1.6 HD 90 cavalli, 1.6 HD 110 cavalli e 120 dopo 6 marce. C'era anche disponibile un cambio robotizzato a 6 marce che non mi esprimo, sinceramente non era proprio il massimo della vita. Per me il cambio manuale Peugeot e Citroën andava molto bene. Io vi consiglio il manuale. Starei lontano dai robotizzati, sinceramente. Strumentazione abbastanza chiara comunque. E soprattutto, diciamo, rispetto alla compagine Peugeot, secondo me è più confortevole, più carina. Dai, mettiamola così. Io preferisco le Peugeot esteticamente, però anche questa macchina qua dice la sua, dai. Ok, adesso vediamo come va su strada. Ok, siamo a bordo della C4, vediamo come va su strada. Allora, prima cosa da menzionare, della C4, è una macchina comodissima, veramente molto comoda. Ma davvero comoda. Allora, sicuramente rispetto alla prima C4 sento che è un pelo più rigida di assetto, ma di veramente poco. È veramente comoda sta macchina, quindi diciamo che non hanno fatto un cambiamento enorme, perché già la C4 prima serie aveva una, come si può dire, aveva una base già molto buona, mettiamola così. Il cambio è il classico Peugeot 5 marce. Il 6 marce è invece più ruvido, è più contrastato. Il 5 marce mi ricorda molto quello della mia 206, sia come pugnatura che come cambio, entra con un dito. Veramente ottimo così. Allora, altra cosa da menzionare, il fatto che comunque questa macchina qua, nonostante abbia tutto scassato, abbia 280.000 km, è silenziosa sta macchina. Molto silenziosa, davvero. Ma come la prima serie. Infatti la prima serie mi ha colpito per questo, sicuramente. Quindi, frenata molto buona, frena abbastanza bene. Tenuta di strada, allora, la macchina è morbida, ma nonostante tutto l'assetto regge molto bene le asperità della strada e regge anche molto bene le tue sollecitazioni quando vai in curva. Chiaramente, se la metti in crisi tende un po' a sottosterzare, però il telaio è veramente ottimo. Nonostante questa monti un assetto molto morbido, soprattutto dietro, è veramente morbida. Quindi, macchina promossa? Sì. Allora, che versioni vi consiglio? Diesel 1.6, 2.000, van benissimo. VTI, allora, se li volete comprare dovete vedere che siano messi bene, che siano stati manutenzionati bene. Se vengono manutenzionati bene non vanno malissimo. Come erogazione sono anche molto rotondi, parlo degli aspirati, e non consumano tanto. Se invece sono stati mantenuti a cazzo di cane, consumano una cifra d'olio. Visto anche soprattutto THP, tipo sulla 207 così, che fanno 300 km con un litro d'olio. Non sto scherzando, ragazzi. Quindi fateci attenzione. I diesel sono dei veri muli da somma. Se volete una macchina che non costi tanto, comoda, morbida, spaziosa, questa è l'ideale, secondo me. L'ha fatta bene. Non mi fa impazzire la strumentazione, però sicuramente rispetto alla prima serie è fatta meglio, sicuro. Quindi io la promuovo. Poi soprattutto nel mercato dell'usato non se la calcola nessuno, quindi potete anche trovarla a prezzo molto spacciato questa macchina. Quindi io ve la consiglio. Preferisco la 308, però quindi che versione gli consiglio? Diesel tutte, che siano alte 690, 100 cavalli, 120, 110, quello che volete, 2000, van bene tutte. Benzina, dovete guardare le condizioni. Se è stata trattata bene può ancora darvi tanto, se è stata trattata male mangia olio manetta quella macchina. Io soprattutto la versione tutta benzina. Ah, mi ero dimenticato, c'era anche la versione 1200 THP, che sarebbe niente poco di meno che il PureTech. Il PureTech purtroppo sapete che ha il difetto della cinghia bagno d'olio, che purtroppo si continua a portare. Io ve la straconsiglio. E niente, vi invito intanto a iscrivervi al canale, lasciare like, un commento e un mi piace. Perfetto, ciao, grazie a tutti. Grazie mille per la visione di questo video. Naturalmente vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, un commento, e se volete potete anche seguirmi su Instagram, link in descrizione.
naturalmente vi invito a farlo anche magari per scrivermi per un'eventuale prova di un'auto che non ho portato, oppure una versione particolare di un'auto che ho già portato, come può essere una appunto Abarth, una 500 Abarth, un'auto un po' particolare. Naturalmente anche le auto sottovalutate sono molto ben accette, visto che mi chiamo appunto Underrated Cars, oppure anche semplicemente se avete delle curiosità o necessitate di una consulenza su un'auto che magari volete acquistare. Perfetto, vi ringrazio della visione e niente, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!